Salve amici e bentornati sul mio canale. Anche oggi, 5 aprile, Pasquetta, si gira in bici. È una malattia. Volete sapere perché anche oggi che è Pasquetta si va in bici? Beh, ve lo dico dopo la sigla. Sigla! Allora, oggi sto facendo un girettino tranquillo, tenendo sotto controllo i battiti, lasciandoli sui 130-135 per bruciare i grassi, visto che ieri appunto era Pasqua e mi sono mangiato il mondo. Ora oggi un giro diverso dal solito, io in genere spingo sempre, cerco di dare il massimo. È difficile che faccio giri di questo tipo, però ogni tanto variare fa bene sia alle gambe e a questo punto fa bene alla pancia. Ieri sera avevo una pancia che sembrava una donna incinta al terzo mese, anche quarto. Inoltre poi la mia Pasquetta è rovinata dal fatto che dovrò pranzare velocemente a casa e poi dovrò andare al lavoro, per cui oltre che non si può far nulla perché la tradizione della Pasquetta di andare per campi a fare scampagnate o picnic anche quest'anno per via del Covid non si può, oltretutto è rovinato dal fatto che dovrò lavorare, per cui almeno mi son detto bruciamo un po' di quello che ci siamo mangiati ieri e approfittiamone di questo giorno di festa che non ci sono macchine in giro, invece ne vedo una quantità enorme, non me l'aspettavo, però l'importante è pedalare. La strada verso i 10.000 è ancora lunga e sono solo all'inizio, anzi sto a 2.300 credo, quindi non sono neanche un quarto dell'impresa. Sto facendo questo video per ringraziare tutti voi che guardate i miei video, mi sostenete, commentate, mi incoraggiate e vi iscrivete al canale. Anzi, invito chi non l'ha fatto a iscriversi e vi ringrazio. E anche se questo video uscirà domani, colgo l'occasione per farvi gli auguri di buona Pasqua. Auguri e grazie. Inoltre faccio questo video anche per comunicarvi che ho raggiunto il primo obiettivo del 2021. Realizzare 1000 km in un mese. Nel mese di marzo, infatti, sono riuscito a fare 1088 km. Complice anche il bel tempo che c'è stato. È stato un mese, avrà piovuto 3-4 volte e ho preso l'acqua tutte e tre, e le quattro, quelle 4 volte che ha piovuto l'acqua l'ho presa sempre. Sono uscito, non doveva piovere, doveva essere uggioso, nuvoloso, e invece ho beccato l'acqua in un'occasione anche la grandine, poca, cioè roba di 5 minuti, però quindi sono molto contento. Il primo obiettivo ce lo siamo portati a casa, adesso rimangono tutti gli altri. In questo mese di aprile cercherò di concentrarmi sugli obiettivi uscite. Anche se sul canale seguirà una programmazione di video in mountain bike dove spiegherò alcune cose riguardanti il TTC. Ma io continuerò a pedalare anche con la bici da strada e soprattutto con la bici da strada. E a fine mese, o primi di maggio,
Vi mostrerò com'è andata. Speriamo bene. Bene amici, io sono quasi rientrato, questo video si conclude qui e vi rinnovo i miei più sentiti auguri per questa Pasqua, anche se è passata. Spero che l'abbiate passata serenamente e mangiando bene soprattutto, e se siete contenti come me per la realizzazione del mio primo obiettivo, lasciate un bel like. E ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!